Il futuro di Pino Insegno in Rai è in bilico. Domani, sabato 2 novembre 2024, andrà in onda l'ultima puntata di Reazione a Catena, la finalissima del Torneo dei Campioni. Domenica, dopo 5 mesi di messa in onda, il conduttore passerà il testimone a Marco Liorni e al tanto atteso ritorno dell'eredità. Dopo il clamoroso flop de Il Mercante in fiera su Rai 2, Insegno è tornato al timone del game show di Rai 1 a distanza di più di 10 anni, ma gli ascolti non sono mai veramente decollati. Negli ultimi giorni si è parlato dei possibili sostituti, ma il presentatore pupillo della Rai meloniana ha raccontato a TV Blog di non essere dato per vinto. Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco, ma anche il possibile ritorno di Gabriele Corsi, sono solo alcuni dei nomi circolati come papabili sostituti di Pino Insegno al timone di Reazione a Catena per la prossima stagione. In un'ampia intervista a TV Blog, il conduttore ha affermato: «Mi auguro di essere confermato alla guida di Reazione a Catena 2025. Se poi trovano qualcuno più bravo, ben venga. Penso di aver svolto un ottimo lavoro». Insegno ha smentito le voci riguardanti i suoi possibili sostituti come fake news, ma ha ammesso che il game show di Rai 1 ha bisogno di novità e di una ventata d'aria fresca per risalire dopo una stagione complicata. Il conduttore ha anche risposto alle critiche sulla presunta raccomandazione in Rai, sostenendo di non aver fatto nulla di male nell'appoggiare pubblicamente Giorgia Meloni. Insegno si è detto fiducioso per il futuro e ha sottolineato che Reazione a Catena ha dei momenti straordinari, ma potrebbe aver bisogno di alcuni...